alle isole volanti. Si aggirava il mostro più crudele dell'umanità. Questo mostro poteva far esplodere qualsiasi mondo, qualsiasi pianeta, perché la sua forza era inarrestabile, proprio come la zanzara che mi svolazza in giro in questo preciso momento. Allora, benvenuti tunisiani in questo nuovo video. Oggi dobbiamo andare in quell'isola e ho già fatto il ponte, come potete vedere. Beh, perché io sono uno youtuber bravo, mi preparo da prima, no? Adesso andremo prima di tutto a stare attenti alle zanzare e dopodiché andremo anche ad esplorare quest'isola. E io ho già visto qualcosa. È pienissima di mob, ma proprio porca miseria. Dici, non è possibile. E io, non è possibile nemmeno scordarsi però la pietra. Ci sono arrivato. Porca miseria, guardate. No, vedete, ma è impossibile. È letteralmente impossibile. Cioè, perché è tutto buio qui, quindi qua. Signor. No, vabbè, ma stai scherzando? Ma che tu sei fuori di testa? Ma sei fuori di... la santissima madonnina! Ma cosa sta... Avete visto? Ma cosa c'era? Ma scusate, ma io... Ma siete fuori di testa, no? Scusate. Ditemelo, siete fuori di testa. Chiamiamo uno psichiatra e vi... Non lo so, cioè, vi faccio una seduta, non io, ma lo psichiatra, no? Perché vi serve, ok? Vi faccio l'appuntamento, no? Perché siete fuori di testa, ma porca miseria! Ma guardate qua, ma scusate, ma... Ehi! Ma c'è lo scheletro che mi rompe le scatole. Vabbè, ok. È tutto pieno di Giangiuberti qua, guarda, sul ponte. E beh, venite. Sì. Ok, guardate, ok, questo penso sia un modo giusto per poterli uccidere. Mannaggia, lui. Santa... Bim bum bam. Sembra che non ce ne siano molti altri. Ho parlato, vero? Ho parlato. Come al solito io parlo... Perché sono un bravo tunisiano, un bravo giochesse, va bene. Sentite, io devo prendere le mie cose, però portate pazienza, ok? Portate la pazienza, perché io devo portare le mie cose, quindi adesso me ne scappo via per sempre. Addio, ciao. Metto tutto quanto nella cassa e ritorniamo di là, perché io devo scoprire che tesori, che cosa c'è in quell'isola lì lontana, la vedete? Riuscite a scrutarla? In quell'isola si potrebbero nascondere incredibili segreti e tesori che appena tu li tocchi possono esploderti davanti. Da quanto... Aia, mi sono fatto alla cuffia. Dunis è sempre Dunis. No, però attenzione che adesso Dunis è in pericolo. Porca miseria, aiuto. Sant'Angiangiungia. E adesso io salto come Giangiuberto, solo sa fare. E come grazie alla... Grazie dell'aiuto, amici. No, mezzo cuore. Cosa? Santa Babba Pippa. No, scusate, ma io sono vivo per miracolo. E probabilmente non riuscirò più a ritornare indietro. Ve ne rendete conto di questa cosa? Probabilmente sarò morto. Caput. Dice, guarda fra gli alberi, tipo above vuol dire tipo sopra, giusto? La mia professoressa d'inglese mi vorrà molto bene, ma comunque sì, vuol dire guarda sopra gli alberi. Ma allora, sopra gli alberi come faccio a guardare? Allora, vediamo. Aiuto, stiamo attenti, mi raccomando, stiamo attenti, perché qua possiamo morire. Allora, qua sopra gli alberi, a me non è che... Non mi sembra ci sia molto, poi... Voi che dite, tunisiani, vedete qualcosa qua sopra gli alberi? Potrebbero esserci appunto altri tesori, come ho già detto prima, ma se nascono tutti questi signori molto simpatici, e i signori sono quelli laggiù, riuscite a vederli, sono molto antipatici secondo me, però poi ognuno ha le sue opinioni, giustamente, no? Quindi cerchiamo di salire sopra quest'albero facendo questa abile mossa di saltaggio, ok? Da qui a lì. Magari se ce la faccio è meglio. Molto bene, ce l'ho fatta, perché Dunis è un pro dei parkour, non è vero? E la zanzara mi sta mangiando, però vabbè, intanto noi andiamo avanti perché siamo forti e potenti. Allora, c'è un ocelot. Ma non me ne frega dell'ocelot, scusa, io voglio capire cosa c'è sopra gli alberi. Allora, io voglio... Questo Giangiuberto comunque ha rotto le scatole, veramente. Io... C'è qualcuno di voi nei commenti della scorsa volta che mi aveva scritto: ah, Dunis, fammi la storia completa, fai la storia completa dei Giangiuberti. E io dico, sì, cavolo, ma assolutamente ti faccio la storia completa dei Giangiuberti, perché se la merita la storia completa. Cavolo, se la merita Giangiuberto. È una bellissima idea, grazie a chiunque me l'abbia data.
Cioè, nel senso, io mi ricordo ancora il nome, però, nel senso, non so se vuole essere messa in questo video. Vabbè, nel caso, grazie mille, grazie mille. Sei stata molto gentile. Qua sopra gli alberi, bah, non è che ci sia tanto, eh. Eppure è venuta notte. Hai capito te il signorino, invece, guarda la cosa c'è. Ma come faccio ad arrivare io fin lassù? Scusate, ma io qua ho un problemino piccolo piccolo. Ok, ho scavato un po' di legno. In realtà ho tagliato un po' di legno, vabbè. Ma Minecraft, però siamo arrivati. Ma noi siamo stati fortissimi. Ora però a ritornare indietro è un casino. Però abbiamo trovato un'ascia con efficiency 5 e unbreaking 3. Ma lo sapete che è un'ascia buonissima questa qua? Scusate, ah, bellissima. Ah, abbiamo trovato anche il green coso. Ah, perfetto, perfetto. Allora abbiamo trovato la lana, la, sì, la lana, buonanotte Dunis. E la cosa grigia, insomma, la, sì, vabbè, grigia, beh. Ah, Dunisiani, sono stupida, sono stupida. Sono pure Paperino. Vabbè, non so fare Paperino, scusate. Aspetta. Paperino, no, vabbè, la smetto, scusate, la smetto. Non so come fare Paperino, mi spiace, scusate di avervi fatto sprecare tutto questo tempo inutilmente. Io adesso vado a chiamare uno psichiatra per me, però. Ok, ho trovato un albero così, perché adesso io posso scavare qua in basso, vedete? E scendo velocissimamente interamente, eh? Via, 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 ci sono i ragni, via, via. Corsetta, corsetta leggera. Corsetta leggera giusto per... ma stai scherzando? Poi... No, allora non posso perdere l'acqua, scusatemi. L'acqua, sì, buonanotte. La nuova ascia non la posso perdere, Dunis non può perdere l'ascia, infatti è bravissimo! Guardate la mia isola quanto è incantevole, pure con le apette. A parte che c'è questo zombie che adesso, ovviamente, ma cosa volete che vi dica? Farà una bruttissima fine, pure questo ragno, ma scusa? Cioè, sai con chi stai parlando? Tu stai parlando con Dunis, non so se hai presente. Non so se ha presente lui, il signorino. Comunque adesso finalmente possiamo dormire e far bruciare tutti quei mostri, quei provenienti, guardateli là, da tutto l'inferno. Avete presente con tutte le fiamme, la lava, i demoni che fanno tutti così, tutti così fa. Provengono tutti da là, invece adesso stanno bruciando e scompariranno in uno schioccone di do. Pensate voi, mamma mia, porca miseria. Ora però scaverò un po' di pietra, perché non ne ho più. Quel blocco nasconderà sicuramente delle cose molto pericolose ed interessanti, dei segreti straordinari, delle cose mai viste prima. Questo blocco andremo ad esplorarlo proprio ora. Sopra questo blocco, come ho già detto io, perché sapevo già, ecco, c'è il tesoro della cosa magenta, perché adesso completiamo il monumento, vedete tutte le cose. Però sentite anche qua dentro, è pieno di pericoli questo blocco, è pienissimo. Ed ora, visto che sono intelligente, scaverò qua sopra, così i zombie e gli scheletri moriranno grazie alla luce del sole. C'è lo scheletro che mi sta sparando, porca miseria. Vabbè, tanto la clay c'è, no? Non mi ricordo come si... La terracotta. C'è assolutamente, ma porca miseria, certo che c'è. Comunque quello scheletro si è vendicato. Non doveva farlo, anche perché penso che sia morto ormai. Direi assolutamente che ne è valsa la pena. Guardate qua, è finito tutto, proprio tutto. Grazie mille, wow, molto gentile, una spada di pietra. Tu sì che sei stato molto gentile, buonissima la spada di pietra. Guarda, come se non ne avessi 20. Guarda, io veramente sono scioccato a volte. Comunque, questo è uno spawner di scheletri, mi pare. Molto bene, non mi interessano gli scheletri. Infatti ora me ne andrò tutto quanto indignato per ciò che è successo, tutto quanto arrabbiato, tutto quanto così, no, brutti, puzzano questi qua che mi hanno dato questo livello. Io pensavo ci fossero delle ricchezze bellissime, ma però invece mi hanno truffato. Però almeno mi hanno dato la clay, cioè mi hanno dato la terracotta che ho potuto mettere nel monumento. Adesso andiamo ad osservarlo e ad ammirare il nostro monumento bellissimo. Che schifo! Ho ucciso una zanzara e ce l'ho proprio sulle mani, la volete vedere? No, scherzo, adesso vado a lavarmi le mani perché mi sta facendo altamente schifo. Dicevo, è cresciuto l'albero mentre ho scocchiato le dita, porca miseria. Allora, abbiamo la lana, quella la brutta, sì vabbè, io continuo a chiamarle lane ma in realtà si chiamano clay. Allora abbiamo la clay bianca, la clay magenta e la clay verde. In realtà ci mancano ancora un bel po' di lane, ci metteremo ancora un bel po' di tempo per finire questa mappa. Scrivetemi se volete vedere ancora
questi episodi di questa mappa CTM che si chiama Sky qualcosa, non mi ricordo nemmeno più, quindi non chiedetemelo. Andate nel... no vabbè, mi sa che c'è scritto pure nel titolo del video, ma sono stupido perché, vabbè, dormo perché è notte. Quindi grazie per aver guardato questo video, Dunisiani, è stato molto bello affrontare questa avventura meravigliosa insieme a voi e sconfiggere l'isola più difficile del gioco. Si spera che sia stata la più difficile, perché se le altre sono ancora più difficili... porca miseria, io veramente non so come affrontarle, io veramente ve lo dico, faccio man basso, io veramente scioccato completamente. Grazie per aver guardato questo video, sono tutto quanto fugato, porca miseria, e ci vediamo al prossimo video, Dunisiani. Ciao!